Buonasera, buonasera a tutti, buonasera amici telespettatori. E beh, ve l'avevamo promesso, volevamo festeggiare questa Champions e abbiamo cominciato così con quelle bellissime immagini che avete visto e poi con la voce e la musica del gruppo musicale 55. Buonasera anche a voi per essere intervenuti. Una serata particolare naturalmente con voi che interagirete con noi ma con tantissimi ospiti. Li ve le presento subito qui, l'ho messo proprio a fianco a me, al mio fianco, Gennaro Montuori, conduttore di TIFO. Come vi dicevo, da casa potete interagire con noi sia tramite il cellulare sia tramite Facebook. Più tardi apriremo anche le dirette telefoniche, vi dirò io quando, quindi per adesso iniziate a mandare i vostri messaggi, ecco il numero in sovraimpressione 345 345 7146. Poi c'è il nostro gruppo di Facebook, la nostra pagina di Facebook, dove abbiamo messo un sondaggio che parla del nostro presidente. Ve lo leggo subito. In 10 anni Napoli è ritornato stabilmente tra le grandi, come valutate fin qui l'operazione il presidente Aurelio De Laurentiis e cosa vi aspettate da lui per il futuro? Naturalmente io aspetto le vostre risposte, però proprio su questo argomento io comincio dallo studio e comincio, io so già la sua opinione, comincio proprio da Gennaro Montuori. Gennale, quest'anno ci deve dimostrare i fatti il nostro presidente. Ma mi pare che i fatti... Quindi devo risponderti, scusami, perché vai, Gennaro, ho sentito Pasquale e Ciambrella e sono d'accordo in gran parte. De Laurentiis, io vorrei fare un passaggio importante, dopo me lo devi consentire, per far capire la differenza tra il presidente del Barcellona e quello del Napoli. Praticamente dopo ne voglio parlare. Dopo ti faccio lo parlare, adesso però perché se no non andiamo in nessun posto. Non ti preoccupare, dopo ti faccio intervenire anche su questo, però adesso ci guardiamo il servizio che ha realizzato Marco Di Bello su Cavani. Cavani, resta o non resta il servizio? Bene, ben ritrovati in studio. E allora, voglio far dire a Gennaro quello che voleva dire prima poc'anzi sul presidente, perché dopo nella seconda parte voglio parlare di Cavani, ma soprattutto vi voglio far rispondere tanti telespettatori che mi stanno mandando i messaggi per voi, anche perché poi dalle 9:30 alle 10 apriremo anche le dirette telefoniche. Quindi Gennaro, parola a te, un minuto. Allora, intanto mi fa male vedere quel 2017 sulla maglia di Cavani, una presa in giro, perché se non si mette una clausola, se uno ci aveva detto che Lavezzi era stato l'errore, non lo avrebbe mai più rifatto, e c'è un errore di un presidente, e c'è differenza con il presidente del Barcellona. Uno, non ci mettiamo a paragone del Barcellona, perché il Barcellona ha il settore giovanile più forte del mondo. Il Napoli, nonostante l'elemento che poteva essere anche grava in questo spogliatoio, secondo me i primi due mi vengono da dire, cioè mi viene proprio da pensare che sono da stati questi parti, due. Non è Masic, Cavani e Mazzarri. Chiedo scusa un attimo, poi secondo me c'è effettivamente un Amsic che quasi si sente assolutamente. Grazie Angelo, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, come si chiama? Salvatore da Acerra. Salvatore. Vorrei una domanda al signor Monturi. Prego. Buonasera. Signor Monturi, lei non pensa che... Sono i tifosi, è inutile che perdete il tempo. Pronto? Sono l'anima. Sì, pronto. Pronto? Sì, mi chiamo Giovanni, mi chiamo da Angri. Giovanni, dica. Sì, volevo solo dire al signor Gennaro. Pronto? Deve firmare subito. Pronto? Buonasera. Buonasera. Voglio dire solo una cosa, Ilario. Vai, Ilario, vai. Purtroppo in questa città non c'è meritocrazia, e mi spiego. Walter Mazzarri, se il presidente, come ha fatto lui la chiacchierata ieri, che fra parentesi siamo del 1926 e non del 1929, in 4 anni, quello che dobbiamo dire grazie è una persona, Walter Mazzarri. Se poi vogliamo giudicarlo dal punto di vista mediatico, perfetto, ma i risultati parlano a favore suo. E fatevi una domanda, e con questo concludo, e datevi una risposta. Io sono un tifoso di curva che a De Laurentiis non l'abbiamo contestato, l'abbiamo... Se tutto... No, allora ha ragione in tante cose, solo nel finale dice che praticamente non bisogna aspettare niente, perché Mazzarri è un allenatore serio, io sono d'accordo con lui. Cavani non se ne deve andare, hanno sostenuto al presidente certe cose per farlo riflettere, ed è giusto, però un'osservazione c'è da fare. Beh, veloce, c'è Mazzarri questa settimana dopo la festa avrebbe dovuto dire, come domenica De Laurentiis, Cavani non se ne va, e il pubblico sarebbe esaltato, e avrebbe dovuto dire mo adesso Mazzarri firmo e basta. A questo punto la gente ci rimane male. Continuiamo con le telefonate. Pronto? Pronto. Buonasera. Cerato da Busciano. Salve, dica. Vorrei fare una domanda a Gennaro. È qui. Tutti per Gennaro questa sera. Siete spettatori, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Come si chiama? Pasquale. Pasquale, dica. Buon onomastico. Grazie, chiamo da Gricignano. Sì. Volevo fare solo una domanda, le volevo dire. Come mai è sempre in Napoli
che sta sul mercato 2 mesi prima e 2 mesi dopo, prima di finire il campionato. Le altre squadre non si sentono, non si fanno sentire, è solo questo Napoli. Come mai? Da che cosa dipende? Si parla solo del Napoli. E poi vorrei dire l'ultima cosa e subito la riattacco. Sì. Vorrei dire come mai che quando arriviamo all'ultimo del campionato, che finisce il campionato, e a Napoli serve la ciliegina sulla torta, vengono venduti i migliori pezzi e dobbiamo iniziare da capo un'altra volta. Bene, rieccoci in studio e allora concediamoci un altro momento musicale con i 55. Una domanda però, perché vi chiamate 55? 55 perché nella cabala napoletana 55 fa la musica. Perfetto, era una mia curiosità. Adesso ci fate ascoltare? Una canzone che, per rifarci al discorso di Gennaro Montuori, bisogna dedicarla a questa magnifica gente, quindi a tutto lo Stadio San Paolo, tratta appunto dal musical Scugnizzi, quindi magnifica gente. I 55. Grazie. Ora voglio leggere un po' di messaggi, ne sono arrivati davvero tantissimi, io ringrazio i nostri telespettatori della loro partecipazione. Un nostro amico dice: ripartiamo con Benitez e con Astori, Negolan, Damiao, Ibarbo e Erzanes. Rosario lo scrive. Ancora c'è un altro amico che dice: Gennaro, sono d'accordissimo con te, il presidente deve fare degli acquisti importanti. Invece un altro telespettatore dice: dobbiamo ringraziare De Laurentiis se siamo in Europa, poi molti ex giocatori del Napoli e qualche tifoso si deve vergognare per come tratta la società. Dice: io non sono d'accordo perché critica il presidente, lo scrive Antonio da Napoli. Un altro telespettatore scrive: Cavani non si tocca, questa squadra è fondata su di lui, quindi deve restare con noi. Un altro amico dice: questo è il momento di vincere, basta parlare di progetto, ne abbiamo sentito già abbastanza fino adesso. Un altro amico parla di Mazzarri, dice: Mazzarri per me può anche andare via, se non vuole restare in questa città vuol dire che non ci merita. Ancora un altro telespettatore, alcuni non si firmano, ecco. A voi, grazie a tutti voi che ci avete seguiti e naturalmente come sempre. Come li lasciamo? Li lasciamo, ovviamente, come siamo partiti, con delle immagini stupende, perché noi festeggiamo la Champions. La musica è